Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Una Mela al Giorno. E continuando a parlare dell'aspetto della spiritualità e di come l'aspetto energetico possa incidere anche sulla salute concreta delle persone, ho deciso di portare qui con me un ospite che ho imparato a conoscere tempo fa e che mi ha aiutato anche in alcuni passaggi personali. E non indugiamo oltre, diamo subito il benvenuto a Patrizia Sette Ducati, che è una operatrice che si occupa proprio di contatti e di conoscenza con le energie sottili. Eccola qua. Buongiorno Patrizia, Ciao. benvenuta. Ciao a tutti, ciao Paolo. Allora, intanto Grazie di avermi invitata. mi fa tanto tanto piacere vederti. Noi ci siamo conosciuti alcuni anni fa, poi è stato un periodo in cui siamo stati a stretto contatto quando eravamo in Spagna. Adesso tu sei ancora in Spagna, è corretto? E Sì. quindi io sono entrato in Italia e ogni tanto abbiamo l'opportunità di vederci, di incontrarci come in questo momento. Quindi mi fa veramente piacere averti qua e condividere questa chiacchierata che stiamo per fare con tutte le persone che sono in ascolto. Allora, come ti ho già preannunciato e racconto un po' per chi è magari è la prima volta che ci vede o ci sente, in questo podcast parliamo solitamente di salute, di esperienze di medici o terapeuti o anche di pazienti che sono guariti per creare una sorta di ispirazione per le persone che si trovano in difficoltà e non sanno trovare magari la strada corretta per affrontare il proprio problema e trovare una via d'uscita. E quindi io sto cercando di presentare delle possibilità, delle opportunità, e poi ognuno andrà a scegliere in base a quello che sente con il proprio cuore se questa è una via adatta a sé oppure no. E quindi, visto che spesso abbiamo parlato di malattie, di sistema immunitario, di qualcosa di estremamente concreto legato proprio al corpo, al sistema nervoso, a cose che si possono proprio fisicamente toccare, molto più difficile è trovare delle informazioni che riguardano non tanto la mente e il pensiero, perché anche là libri di crescita personale ce ne sono tantissimi, ma di ciò che riguarda invece la parte delle energie sottili, la parte della spiritualità. E allora ho pensato immediatamente a te su questo argomento, perché abbiamo fatto anche un lavoro insieme, tu anche hai scritto un libro che si intitola Divine Connection. Dimmi, correggimi se la pronuncia è corretta, No, perché il mio inglese non vabbè, è dei migliori, sono più ferrato in questo momento dopo l'esperienza spagnola, proprio con lo spagnolo. Ma è un libro che parla del tuo metodo e un po' di come le persone possono riconnettersi a una parte più sottile e spirituale di quella che è la propria esistenza. Ora, voglio cominciare a parlare con te e vorrei che tu ti presentassi per quello che sei oggi. So che forse a volte è una domanda semplice, banale, ma a volte è una domanda molto complessa. Se tu dovessi presentarsi, e ti chiedo adesso presentati a chi ci sta ascoltando, raccontaci un po' chi sei, chi è Patrizia Sette Ducati oggi. ma molto, molto semplice in realtà, nel senso che comunque io da tutta la vita che faccio un percorso su di me, per me, perché sono sempre stata spinta a questo da quando ero piccola e quindi semplicemente condivido il mio percorso, le mie esperienze con tutte le persone. E proprio il mio lavoro, col mio lavoro mi occupo di aiutare le persone ad avere una vita piena di felicità e pace interiore, che sembra una cosa banale, diciamo la verità, ma in realtà se ci guardiamo attorno vediamo che ben poche persone vivono in questo modo. Diciamo che ci sono tante persone ormai che conoscono tante tematiche, tanti argomenti. Nel contempo, se vediamo al lato pratico chi le mette in pratica, queste conoscenze sono veramente poche. E io nel mio cammino ho avuto una vita, diciamo, piuttosto varia. Io sin da piccola ero in connessione con delle guide spirituali, infatti ho iniziato a meditare all'età di 4-5 anni dai miei ricordi, non sapendo che cosa fosse la meditazione, perché per me era una cosa totalmente naturale mettermi lì e fare un lavoro di presenza, che adesso chiamo così, ma allora era semplicemente la contemplazione sul presente, passato, futuro. Quindi io mi Che mettevo già lì. così è complesso. Direi di sì, però sai, per me io ero una bambina e lo facevo in modo naturale, ne ho scritto anche sul libro di questa meditazione che facevo, mi mettevo lì anche per delle ore e continuavo a ripetere adesso, adesso, adesso. Il mio pensiero era proprio nel presente e come quell'istante in cui dicevo adesso era già passato appena io pronunciavo quella stessa parola.
Quindi diciamo che era una bambina un po' particolare. Infatti molti adulti mi dicevano: preferisco stare con la Patrizia che con gli adulti, perché anche quando avevo 3-4 anni dicevano che facevo discorsi che io non mi ricordo assolutamente, piuttosto interessanti. Questo sì. E comunque la mia vita è sempre stata una vita di grande, grande ricerca. Poi è arrivato un bel giorno in cui mi hanno chiesto: cosa vuoi fare da grande? Mentre io da piccola mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, dicevo voglio cambiare il mondo, voglio salvare il mondo, voglio aiutare il mondo. A un certo punto ti cominciano a dire che tu da grande devi lavorare. E dici, che lavoro vuoi fare da grande? Faccio, boh, non lo so, a me piace disegnare. Cosa si può fare per disegnare? E una mia zia mi disse, puoi fare la stilista. Io, cosa fa la stilista? Disegna abiti. E io, ok, ma disegna? Sì, va bene, faccio la stilista. Okay. E quindi, nonostante il mio percorso, perché io non pensavo che il mio percorso potesse avere dei risvolti, diciamo, possiamo dire professionali, anche se io non amo chiamare quello che io sto facendo lavoro, ma io la sento più come una missione, ho iniziato a fare questo cammino. E nonostante tutto questo, io facevo sempre un cammino di ricerca personale, spirituale, per la crescita, per migliorarmi, per comprendere l'essere umano. Questo l'ho sempre fatto. Poi a un certo punto, le mie guide, quando io ho lavorato poi comunque ad alti livelli, perché ho lavorato da Givenchy, ho lavorato a Parigi, ho lavorato per grandi nomi a livello internazionale, Sempre nell'ambito della moda, del design. della moda, sì, anche. E poi a un certo punto sono anche andata in crisi perché io sono sempre stata una persona che non era proprio leggera, ecco, nel senso che comunque ho sempre fatto pensieri profondi, io già alle medie, alle superiori, ho letto i romanzi più profondi, il mio preferito era Pirandello, leggevo anche, sono arrivata a leggere 14 libri nel mese di agosto, cioè nel senso che ero una bambina abbastanza tosta. Infatti a me la moda non è che interessasse, la facevo bene perché a me piaceva fare le cose belle. Ma a un certo punto una delle mie guide, che tra l'altro pochi anni prima ero andata un po' in crisi esistenziale perché dicevo: questo mondo è troppo superficiale per me, non posso vivere in questo modo. Mi vedo a 50 anni che disegno ancora straccetti, per quanto qualcuno mi dica: sì, ma se hai lavorato per Givenchy non sono stracci. Faccio, per me sono sempre stracci, perché sono cose che poi alla fine sono, sì, è carino avere un abito carino, ma alla fine poi cosa te ne frega? Che cosa diventa la tua vita se hai un abito più carino piuttosto che uno un po' meno carino? Cioè non cambia assolutamente niente. E a un certo punto le mie guide spirituali con cui io sono sempre stata in contatto mi ha preso per un orecchio e mi ha detto: cara Patrizia, devi cambiare vita, devi cambiare lavoro, devi occuparti di aiutare le persone. E io, ok, ho detto: che cavolo stai dicendo, Arcangelo Michele? Perché non era un angioletto qualsiasi. Sì, diciamo che lui è stato proprio il mio comunicatore, proprio quello che mi. Tutte le volte che c'è un cambiamento, almeno finora nella mia vita, un cambiamento tosto, è sempre stato lui quello che mi ha comunicato il cambiamento di rotta. E mi ha detto: proprio devi cambiare vita, devi fare questo. E io ho detto: ok. Subito ero molto reticente, perché ovviamente, sai, la parte umana, sei un professionista affermato, hai un certo giro, un certo modo di vivere. Ti viene detto che tu devi cambiare tutto nella tua vita. È una bella batosta, quindi. Però io sentivo dentro il cuore che quello era quello che era importante per me. E allora ho iniziato ad aprirmi, io ho fatto studi per anni e anni e anni, però mai confini professionali, io li ho sempre fatti per ricerca mia personale. E a un certo punto ho aperto questa possibilità e avevo sempre lo studio pieno. Io non facevo niente, non avevo un sito, non avevo nulla, e la gente arrivava come per magia. Non ti so neanche dire come, ma come per magia avevo sempre gente. E che E cosa ti chiedevano? Che tipo di richieste ti facevano? ah, niente, venivano da me perché avevano delle problematiche da risolvere, avevano magari dei disagi emozionali, avevano delle cose da lasciare andare, un sacco di traumi. All'inizio ho lavorato tantissimo con medici, psicologi, sembra strano, eh? Avevo un Sì. medico che arrivava da Roma, avevo gente che arrivava dalla Sardegna, da Trieste, da tutta Italia, ma venivano proprio in studio perché una volta non lavoravamo via Skype, lavoravamo solo di persona. E quindi la gente veniva, prendeva l'aereo, magari stava a Torino per fare o una seduta o anche 2 giorni di lavoro e lavoravamo direttamente in questo modo.
E quindi io appena ho aperto le porte ho avuto questo, come possiamo dire? Un riscontro non indifferente. Sì, ma tanto perché io facevo ancora, mi occupavo ancora di moda. Però nel mio studio diciamo che c'erano sempre meno tessuti e sempre più oggetti di altro tipo, cristalli e cose del genere. C'era il mio assistente della moda che quando arrivava in studio diceva, vedeva sempre qualcosa di nuovo. Ok, e questo che cos'è? Oppure lo facevo meditare mentre lavorava. Era molto divertente questa cosa perché vedevo che lui faceva delle facce allucinate, però alla fine gli faceva bene. Bene. Quindi, insomma, diciamo che questo è stato un po' il passaggio. E poi a un certo punto mi è arrivato un forte messaggio dove mi è stato, non ti racconto tutta la storia perché è veramente un po' lunga e non vorrei solo parlare di questo, ma di cose che riguardano magari più direttamente le persone. Però, diciamo, mi è stato dato un segnale molto forte e ho seguito questa indicazione che mi è stata data e a un certo punto casualmente sono spariti tutti i miei clienti della moda. Io lavoravo come freelance in varie aziende, avevo 5 aziende in quel momento e sono sparite tutte. Quindi io mi sono ritrovata solo esclusivamente con l'opportunità di seguire la mia missione. E E a quel quindi. punto bisognava però monetizzare in qualche modo. Beh, Come ma va d'accordo? Come va d'accordo la spiritualità con l'aspetto del stare in piedi? Perché qualcuno si chiede anche questo, no? A volte siamo un po' divisi tra queste due cose, perché chi parla di spiritualità, ma anche chi parla di cura semplicemente, si trova sempre in una difficoltà, che è quella di a volte assolutamente. stare in piedi, chiedere magari del denaro per quello che sta facendo in cambio della soluzione di un problema. E tanto più si parla di spirito, quindi qualcosa di poco tangibile, in cui tu non metti neanche le mani, non stai manipolando qualcosa, è ancora più difficile comprendere e dare un valore economico, anche se la persona che sta meglio, chiaro che si sente meglio e può dare, valorizzare quello che hai fatto, ma come quantificarlo? 5 euro, 10, 100, 1000? E come ti senti tu come persona quando hai davanti qualcuno da aiutare e devi stare in piedi, perché a fine mese comunque se tu non stavi più facendo i tuoi disegni, se tu non stavi più stando, in piedi con l'attività della moto, dovevi andare a compensare questa cosa. Come l'hai vissuta? Che tipo di scelta hai fatto? Sì, allora diciamo che lì sono stata molto aiutata. Io tenendo conto che arrivavo dalla moda e quindi avevo anche un certo tenore di vita discreto, direi, io all'inizio facevo i trattamenti gratuitamente. Perché per me aiutare il prossimo, come per molte persone, era una cosa da fare assolutamente a titolo gratuito. Il problema era questo: io facevo un trattamento e poi dormivo 4 ore. Crollavi proprio. Io crollavo, sì. E a un certo punto ho chiesto alle mie video, faccio scusate, ma io aiuto il prossimo, però non è che posso tutta la giornata dormire, cioè avrei anche qualcosa da fare. Mi è stato detto, certo, tu sbagli, perché comunque ti devi far pagare. Io all'inizio ero scandalizzata, ti giuro, scandalizzata. Dicevo, no, assolutamente, chi fa del bene lo devo fare gratuitamente, cosa che mi sono sentita dire tante volte, ma perché le persone non conoscono tutta una serie di cose. E io ho detto, no, vabbè, ma non si può fare a pagamento una cosa del genere. Mi è stato detto, no, invece è sbagliato questo. Prima di tutto perché una delle lezioni tue e di tante persone che aiuterai è quella di dare valore alle cose. Ho detto, ok. E quindi è importante dare anche un valore economico, anche perché comunque ci deve essere uno scambio. Nel momento in cui tu non fai uno scambio, la persona ti sarà debitrice karmicamente a vita, se tu le fai del bene. E questa è una cosa molto tosta. Se tu pensi, no? Quando tu fai qualcosa per qualcuno, poi non è detto che tu non possa fare dei doni o dei regali, però in questo modo, cioè tu hai questo problema, vieni da me, lo risolviamo, perché poi ovviamente si tratta di un lavoro che si fa insieme, non è che qualcuno viene da te e ti dice, toh, risolvimi il problema e tu lo risolvi, perché non funzionano queste cose anche a livello energetico, non esiste alzati e cammina oppure ti tocca e tu guarisci, a parte che io non lavoro tanto sul fisico, ma lavoro sulla spiritualità, che poi ha ovviamente dei risvolti anche sulla parte fisica, ma diciamo che è una fortuita coincidenza, se vogliamo dire così. Quindi a un certo punto mi è stato anche proprio detto che cifra chiedere. Io sono quasi svenuta, però sì, ho abbassato un po' la mira all'inizio
perché non ce la potevo fare. Per me è stato veramente un forte conflitto all'inizio. Però poi ho compreso questa cosa, e nel momento in cui ho compreso che era per il bene supremo della persona fare in questo modo, allora è stato tutto naturale. Poi ci sono tante persone che non capiscono questa cosa. Io gliela spiego. E poi molte persone dicono anche: ma tu fai del bene, lo dovresti fare gratis. Faccio se vuoi, ti faccio del male e mi faccio pagare. Preferisci? Nel senso che comunque teniamo conto che questo è anche un insegnamento di matrice cattolica, no? Certo. Quindi non è detto che tutto quello che ci è stato insegnato sia corretto. Io ovviamente mi baso molto su quello che mi insegnano e mi dicono le guide. Perché? Perché questo è un atto, se vuoi, di umiltà, che è quello che ci permette di continuare a crescere. Io penso di sapere delle cose, ma poi quando mi entro in contatto con qualcuno o con un'entità che ha più informazioni di me, che ne sa più di me, devo essere talmente umile da dire: ok, va bene, mi apro ad andare oltre. E teniamo conto che anche queste sono sfide che ci portano a crescere, anche a me personalmente. Certo. Due delle sfide più grandi, ti dico, sono state proprio una, questa, il rapporto con lo scambio energetico, e l'altra proprio il rapporto con le persone che magari ti dicono di voler essere aiutate, ma poi non sono pronte a farsi aiutare. Ecco, questa per me è stata una grande sfida molto, molto, molto tosta, perché tu sai che puoi aiutare quella persona, l'aiuti in tutti i modi possibili, ma poi questa persona in realtà non vuole cambiare, non vuole migliorare, non vuole lasciare andare le cose che la fanno soffrire, e in qualche modo ha un beneficio secondario talmente grande dalle cose depotenzianti o addirittura distruttive che sta facendo, che continua per la sua strada. Quindi le piace Certo, fare un po' la vittima. c'è qualcuno che proprio nello stato di vittima riesce a attrarre l'attenzione e invece di decidere di attrarre l'energia degli altri, perché hanno il piacere di stare con lei, con questa persona, decide di attrarne per creando un senso di bisogno e di pietà nei confronti degli altri, quindi in maniera molto passiva vanno a succhiare. E quello è un passaggio un po' complesso e complicato perché la cultura che c'è diffusa è quella di stare bene velocemente, di risolvere il problema, ma soprattutto senza cambiare nulla di noi. Quindi io posso decidere di spendere anche 150 euro per un farmaco che posso prendere in 5 minuti in farmacia, ma lavorare su di me per giorni e giorni, cominciando a imparare a meditare, facendo quotidianamente delle cose, magari modificando il mio modo di mangiare o il mio modello di vita, diventa molto più difficile perché richiede una partecipazione attiva, richiede la voglia di cambiare. A volte c'è anche il dubbio, cioè una persona davanti a me mi dice: guarda, dovresti fare questo, che non si tratta di spendere i 150 euro, ma magari di meditare tutti i giorni, o di lasciare andare delle cose, o di cambiare profondamente. E spesso le persone si chiedono: ma questa persona come fa a dirmi perché dovrei seguire questo piuttosto che quest'altro? Perché purtroppo giro per il mondo di persone che ti chiedono di seguirli e ti portano su una strada che non è la migliore per te, ce ne sono. Se tu dovessi dare un consiglio alle persone per dire: guarda, come faccio io a sentire se Patrizia, piuttosto che, ma non perché uno dica una cosa giusta o un altro dica una sbagliata, semplicemente quello che è più in sintonia con me in questo momento, quello che è per me in questo momento, che consiglio potresti dare alle persone per dire: guarda, hai un'immensità, un universo intero in cui andare a pescare, a scegliere, a trovare delle risposte. Come fai a sentire se quella strada, quella risposta per te in questo momento può essere quella corretta? C'è qualche indizio? Se ti viene in mente qualcosa Sì, da... sì, sono cose che dico tutti i giorni. Guarda, io intanto dico sempre alle persone di non fidarsi di me, come di nessuno, ma di fare esperienza. Perché? Perché alla fine l'esperienza è l'unica cosa che ti può far sperimentare sulla tua pelle una certa cosa. Infatti, ti dico, quando ho iniziato a rivolgermi alle persone in larga scala, le persone mi chiedevano tutta una serie di informazioni sull'entità di luce.
eppure dammi dei libri da leggere. E io dicevo: no, assolutamente no, tu non devi leggere, non devi seguire nessuno, devi fare la tua esperienza. Perché se io ti dico che io vedo l'entità di luce in questo modo e tu le vedi in un altro modo, intanto tu penserai di non avere l'esperienza, mentre semplicemente questi, se, come tu vedi, come tu sperimenti, magari la tale entità è semplicemente connesso ai tuoi codici. Io conosco delle persone che vedono l'entità di luce come quelle che chiamiamo angeliche, che vedono come dei siluri di luce colorata, ma sanno benissimo chi sono. Io invece vedo tutto con la luce, anche se poi non sono così, perché so che sono altre. Ma non importa, non è questo l'argomento, ma non è importante quello, l'importante è quello che tu fai a livello di esperienza e cosa ti può essere utile fare quella cosa, perché se si tratta solo di ah, ho visto, è una questione egoica, come andare nelle vite passate per dire ah, sono stata Cleopatra, ma cosa te ne frega, cosa ti serve questa roba qua? A te serve magari fare un'esperienza in una vita passata quando hai una tematica che non riesci a risolvere magari attraverso situazioni attuali o che magari prendere consapevolezza di dove e l'origine di quel problema, allora lì ha un senso farlo, altrimenti no. Infatti, anche con il metodo Divine Connection, le persone io dico: fate l'esperienza, a parte che entrare nel Divine State la prima volta, che è lo stato a cui giungi attraverso il metodo della Divine Connection, la prima volta, se lo fai proprio lentamente, ci metti 8 minuti. Puoi utilizzare 8 minuti della tua vita per entrare in contatto con la tua divinità e col divino assoluto per sentirti da Dio? Sì o no? È una tua scelta. Poi, se non lo vuoi fare, è un tuo problema. Ma se tu veramente vuoi stare bene, se vuoi fare, vuoi sapere che cosa seguire, chi seguire, io ti dico fai esperienza. Seconda cosa, poi, è l'ascolto del cuore, che è una cosa che anche quella magari uno ha sentito tante volte, ma prima di tutto lo fai, seconda cosa, sei capace a farlo? Certo. Questa cosa è molto molto semplice, è molto molto semplice perché se vuoi spiego velocemente come Sì, puoi fare grazie. l'esperienza, così do un piccolo tips alle persone in modo da poterlo utilizzare praticamente. L'ascolto del cuore si fa in questo modo: tu praticamente chiudi gli occhi un attimo e poi pensi a qualcosa di bello, di meraviglioso. Una cosa semplice, qualcuno che ti regala dei fiori, qualcosa che ti mette gioia. E sentirai, portando l'attenzione sul tuo cuore, delle sensazioni. Facilmente il cuore si rilassa, si espande, ti senti bene. Poi fai il secondo esperimento. Pensi a qualcosa di sgradevole, non una cosa terribile, perché non devi entrare per forza stato negativo, ma una cosa leggermente spiacevole, quindi una cosa fastidiosa, il tuo vicino rompiscatole che ti viene a bussare alla porta perché la musica è troppo alta o qualcosa. Cosa del genere? Cosa succede? Oppure qualcuno che ti impedisce di fare quello che volevi fare perché ti dice: no, ti ho detto che ho bisogno di aiuto oggi. Ecco, allora sentirai che il cuore si irrigidisce, diventa rigido, si contrae. Questi sono un sì e un no. Quando tu ti metti in uno stato di scelta, ovviamente il cuore in genere ti risponde con un sì e con un no, e pensi: questa cosa è bene per me o non è bene per me? Se è bene per te, il cuore si rilassa, se non è bene per te, si irrigidisce. Molto semplice, si tratta di fare l'esperienza 2 o 3 volte. Tra l'altro sul gruppo abbiamo anche l'esercizio e nell'area riservata del libro, perché c'è un'area riservata piena, piena di materiale a cui possono accedere, c'è proprio il video su come fare l'ascolto del cuore, quindi tra le altre cose, perché ci sono un sacco di esercizi pratici, c'è proprio come fare l'ascolto del cuore. E quindi in questo modo le persone sono indipendenti, perché ci sono tante persone che si occupano di crescita spirituale o di crescita personale che tendono a creare dipendenza, ma questo non ci porterà ad un mondo migliore e dipende sempre il motivo per cui uno fa quello che fa. Il mio è quando ero piccola. Io voglio che questo mondo diventi un po' migliore, o magari anche tanto migliore, grazie a quello che faccio. Molto Quindi il bene. mio intento è di creare persone indipendenti. Perfetto, quindi stai già spiegando una parte di quello che fai che è costruita su un metodo vero e proprio, cioè proprio degli esercizi pratici, perché quando uno parla di spiritualità, tu prima stai parlando, ci vedo, sento delle voci, piuttosto che sai, le persone dicono, ma qual è la differenza tra una forma di pazzia di quelli che sentono le voci e non sono in contatto con la realtà e una persona che invece
ha dei canali sensitivi aperti che gli consentono di comunicare e di sentire delle dimensioni energetiche differenti. Io credo che oggi non sia difficile cominciare ad aprire un po' la mente e a pensare che esistano questi tipi di realtà, in quanto abbiamo, ad esempio, con il telefonino abbiamo sviluppato delle tecnologie che ci permettono di percepire dei segnali che sono nel nostro ambiente, che non vediamo, e che grazie a uno strumento che si sintonizza su queste frequenze, trasformiamo qualcosa che non è palpabile, che è nell'aria, in immagini, in video, in interazione. Allo stesso modo, l'essere umano potrebbe essere considerato diciamo, un device, un'interfaccia, un'antenna capace di sentire, di ascoltare e poi di trasformare quel segnale che è arrivato in una percezione. E quindi quello che fai tu mi sembra di capire che è questo e che sei riuscito anche a trovare un metodo per insegnarlo anche a chi magari a 4 anni non stava già meditando e non ha mai pensato di passare 4 ore a meditare, a chi magari stava guardando Goldrake e Gigrobo d'acciaio o giocando a pallone, però oggi a 30, 40, 50 anni ha sentito che nella propria esistenza, oltre a quello che ha fatto che è estremamente buono perché è la vita concreta, c'è un'altra dimensione che vuole scoprire e che vuole valorizzare. Ma intanto come prima cosa, quello che mi dicono le persone che mi seguono, e vi dico che io in genere sono seguita da persone anche molto pragmatiche, è che comunque a me piace molto la praticità, nel senso che quello che ti serve a stare bene è utile, pratico e serve, quello che non ti serve a stare bene è inutile. In poche Grandiosa, parole. perché sai che io sono molto, molto attaccato alla Esatto. concretezza, per cui è una cosa molto utile. Anch'io. Prima di tutto, una cosa che comprendo benissimo quello che mi hai detto, infatti anch'io pensavo di essere un po' fuori di testa. Infatti della mia sensibilità molto particolare, diciamo che ne sono venuti a conoscenza anche miei familiari non molto tempo fa, quando ho iniziato, diciamo, a dedicarmi a questo cammino. Io prima non è che ne parlassi con qualcuno, ecco. Quindi era una cosa che Ok? tenevi per te. Assolutamente sì, e tenendo conto che in casa ho scoperto che siamo tutti sensitivi, cioè mia sorella, mio padre, mia madre, tutti quanti, ok? Ma non se ne parlava di questa cosa. Quindi era un segreto un po' per tutti, ognuno stava nel suo. Sì, è una cosa sconvolgente. Quando tu hai tenuto per un sacco di anni segreta questa cosa e poi a un certo punto parli con tua sorella e dice: ma anch'io quell'entità la vedevo in casa. Ah, ok. E mia madre che dice: ah, io non vedo, non sento niente. Se ogni tanto vedo che un ragazzino biondo entra in camera oppure viene l'Arcangelo Michele e mi dice questo. Mio padre uguale, dice: ok, va bene, C'è siamo a posto, va bene. una familiarità. Sì, tra l'altro non è una cosa che ci è stata insegnata perché ti dico, nessuno ne ha mai parlato. Comunque, a parte questo piccolo particolare, sono sempre dell'idea che ciò che è pratico è utile, ciò che non è pratico non è utile. Una cosa importantissima di cui dobbiamo tenere conto è che molte persone, quasi tutte, diciamo tutte, fanno una netta divisione tra la vita concreta e la vita spirituale, ma questa è la prima farlocca, nel senso che comunque non sono due cose divise. La nostra esperienza terrena e la nostra esperienza spirituale. Noi siamo qui per fare un'esperienza terrena che è un'esperienza spirituale di crescita. Non siamo qui per vivere i due mondi separati, non esiste separazione. La separazione è frutto di un pensiero duale creato dal nostro ego, ma noi non siamo due robe distinte, noi siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza terrena che è a sua volta l'esperienza spirituale. Quindi, alla fine, tutto quello che noi facciamo nella nostra vita ha dei risvolti spirituali, come tu vai a lavorare, come ti senti oggi, qual è il tuo umore, come rispondi agli stimoli della vita. Riesci a cogliere i segnali che la vita ti pone davanti al naso tutti i giorni, tutti i momenti, oppure vivi distaccato dalla realtà? Ok? Quindi tutto quello che ci fa stare bene realmente ha un senso ed è connesso al migliorarci a livello spirituale. Quindi, in realtà, una persona. Ho conosciuto nella mia vita tante persone che si approcciavano a me chiedendomi aiuto con l'aria un po' snob, e mi dicevano: io sono 30 anni che sono sul percorso spirituale.
Dicevo, beh, se questo è l'inizio, siamo messi male, insomma, dobbiamo rifare tutto da capo, perché qui già partiamo con un livello di carenza di umiltà totale. Il fatto che tu sia in meditazione o che studi tutti i mantra che ti arrivano, conosci il sanscrito a memoria, non vuol dire che tu sia spiritualmente elevato, vuol dire che tu hai tanta cultura e tante conoscenze. Se tu sei spiritualmente elevato, lo si vede dal tipo di vita che fai. Fai la vita che ti risuona? Stai sentendo come tu ti senti nelle varie situazioni della vita? Hai delle relazioni? Come vanno le tue relazioni? Non vuol dire che tutto debba essere perfetto, per carità. Tutti abbiamo delle sfide continuamente perché questo ci porta a crescere. Ma come vivi quelle sfide? Ti permetti di crescere attraverso quelle sfide? Oppure pensi che il mondo ce l'abbia con te? E tu sei la vittima sacrificale della vita che è tanto ingiusta e tanto cattiva? In realtà noi siamo i creatori della nostra vita, non siamo le vittime. E quando noi impariamo questa cosa, allora forse, forse ci avviciniamo al nostro livello spirituale e ci avviciniamo anche ad una vita più felice, ed è quello che noi vogliamo. Qui c'è, si apre un altro capitolo, se vogliamo toccarlo, delle persone che cercano di costruire una conoscenza o una struttura capace di meditare per risolvere dei problemi concreti. Ossia, io voglio la mia evoluzione, voglio imparare perché voglio realizzare il mio sogno economico, voglio la casa, voglio l'auto, voglio l'uomo, la donna della mia vita. E quindi c'è questa spinta molto forte a conoscere i segreti. È proprio c'è una ricerca quasi di un atto magico, di una magia capace di farmi raggiungere ciò che mi sembra irraggiungibile. E quindi, che tipo di consiglio potresti dare a queste Posso provare a persone sentire? per... Vai, libera! Sospiro perché comunque intanto bisogna vedere se le cose che le persone desiderano effettivamente sono quelle giuste per loro. Perché da dove nascono i tuoi desideri? I tuoi desideri nascono da qualcosa che ti è stato insegnato o da qualcosa che tu senti fortemente dentro di te, connesso al tuo cuore? Perché molte persone pensano di volere la casa, il lavoro fisso, la famiglia, 12 bambini e cose del genere, che non sono cose sbagliate, ma sono cose giuste se tu le senti veramente dentro di te. Le avessi fatte io queste cose, probabilmente sarei già morta perché non erano la mia vita, ma perché io lo sentivo, infatti non ho fatto quel tipo di cammino. Non c'è niente di giusto e niente di sbagliato. Bisogna solo essere capaci di cogliere effettivamente che cosa ti risuona. Quello è il primo passo. Poi è vero che se tu senti una chiamata per fare qualcosa, anche per costruirti una famiglia, perché no? È una cosa bellissima. Se tu la senti, sei tua. Se non ti è stato detto dalla mamma, dalla zia, dal cugino e tu in realtà non la senti quella cosa, la fai solo per uniformarti a un modello che ti è stato passato. Allora a quel punto, cosa succede? Se tu magari hai dei problemi relazionali e ti vuoi creare una famiglia, ed è veramente quello il tuo cammino, una parte almeno del tuo cammino, cosa succede? Se tu non hai delle buone relazioni, probabilmente hai dei blocchi, delle resistenze, hai delle cose su cui puoi andare a lavorare. Non si tratta di un atto magico, ma di andare a lavorare sulle resistenze. Sulle resistenze, sulle incongruenze, sulle tue ferite, sulle tue reazioni, su tutte quelle emozioni che si attivano nel momento in cui ti avvicini a quello che desideri. E io proprio per questo, infatti, io ho studiato tantissimo, tanti metodi, eccetera, eccetera, ma vi devo dire che ne ho conosciuti tanti, alcuni anche molto belli, però lunghi, complicati, difficili. Le persone, io magari cercavo di trasmettergli un metodo, ma poi a casa non li applicavano. Perché? Perché erano alcuni veramente complessi e poi alcuni veramente noiosi. Alcuni, vi dico, so che sono efficaci, ma non li pratico neanch'io perché sono noiosi e io le cose noiose non ho voglia di farle. Ed erano anni che sentivo che doveva arrivare qualcosa. Doveva arrivare qualcosa che fosse facile, facile, pratico, veloce. Io non è che abbia la pazienza come primaria qualità. E che io potessi passare alle persone in modo che loro, utilizzandola, avessero effettivamente dei risultati, anche autonomamente. E a un certo punto questa cosa è arrivata ed è stata proprio la Divine Connection. Io ero in Spagna, un mattino stavo meditando, non era ancora sorto il sole,
E una delle mie guide è arrivata e mi ha detto: scrivi. Quando arrivano così, io so già che lì, minimo un'ora, mi metto a scrivere e mi arrivano giù una valangata di informazioni. Mi è arrivata proprio la visione, oltre che l'inizio di questo metodo che mi è stato passato passo per passo, non è che me l'hanno dato tutto in una volta, mi hanno detto non sei pronta, ricevolo tutto subito, che poi sono 7 passi, non è che siano 2500. E hanno iniziato a farmi vedere che cosa era possibile fare con questo metodo. Quella è stata la prima cosa. E mi hanno fatto proprio vedere che grazie a questo metodo la gente si poteva risvegliare. Si poteva risvegliare perché? Non perché Patrizia imponeva la mano sulla loro testa e li risvegliava, ma perché questo metodo è il metodo che permette a ciascuno di connettersi col divino. Che sembra una cosa impossibile da fare proprio anche grazie o a causa della nostra matrice culturale cattolica. Ma ciascuno di noi, quando si connette a quel livello, chiamatelo divino, chiamatelo all'universo, come vi pare, no? Non ha niente a che fare con la religione, semplicemente raggiunge uno stato di verità, di assoluto, dove tutto ciò che è illusione si dissolve, tutto ciò che è reale e forte diventa grandioso. Grandissimo, ancora più forte. Se tu porti in quello stato la rabbia, la paura, si dissolve immediatamente. Se tu porti in quello stato l'amore, se tu ad esempio Paolo porti l'amore che tu provi per i tuoi figli, lo sentirai già adesso sicuramente fortissimo, ma lo sentirai ancora più forte e ancora più forte. E questa è una cosa bellissima, perché le persone in quello stato sono in contatto con la verità e con le bugie. E la cosa bella è che è talmente veloce che la prima volta che l'ho presentato ad un gruppo di persone, in modo approfondito, completo, perché io prima ho fatto tante conferenze dove oltre a sperimentarlo su di me, prima di tutto, l'ho fatto anche provare parziale a varie persone, perché poi non mi è arrivato tutto subito. Io no, nota che prima di venire in Spagna comunque facevo tantissime conferenze, seminari, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, abitando in Spagna, le ho rese un po' più rare, perché ovviamente fare avanti e indietro era un Non po' era più complicato. semplice. Ma la prima volta che l'ho proprio presentato in modo totale a un gruppo di persone che ha fatto un seminario, ho tenuto un seminario qui in Spagna, c'è una persona che sulla funicolare mi è andata in attacco di panico. Non era previsto. No. Non era previsto. Quindi saliamo sulla funicolare, era in cabina con me. E mi fa: Patrizia, ho un attacco di panico. Faccio: ah, bene! E io soffro l'altezza, soffro il chiuso e non so cos'altro. Ho detto: bene, cara Sonia, posso dirvi anche il nome perché tanto abbiamo la testimonianza sul libro. E ho detto: hai 5 minuti per mettere in pratica il metodo che hai appena imparato. Sappi che tra 5 minuti mi metto a saltare in cabina. E lei che mi conosce da anni, perché mi segue da anni, sa che lo faccio. Io sono una che mantiene le promesse. Allora, sono passati circa 5 minuti e ho iniziato a saltare in cabina. E lui mi fa: Patrizia, allora ti devo dire, non è che sto proprio bene, bene, bene. Però sto già un po' meglio, smetti di saltare. Sono tranquilla, no, era tranquilla, era tranquilla. Dopo pochi mesi abbiamo fatto il primo live dove abbiamo presentato a un gran numero la Divine Connection completa e lei è salita sul palco dicendo che si voleva buttare col paracadute. Ah. E lei ha fatto semplicemente la Divine Connection. Quindi vi dico, non lo sapevo io che fosse così efficace, l'ho provato sul campo, però A vi dico. questo punto, Patrizia, passiamo al se io da esterno ti conosco adesso per la prima volta e sono incuriosito da questo sistema che mi dici che può essere veramente utile come strumento. Cosa devo fare? Quali sono i passaggi che devo fare per imparare a conoscerlo, per raggiungerti piuttosto che c'è un gruppo, c'è un libro, cosa c'è a disposizione per cominciare a metterci dentro un passetto alla volta e capire se nelle mie corde e poi vedere che cosa può accadere. Ok, se non fai parte di quelli che vogliono tutto e subito, come invece voglio io, Come a parte me. che, ecco, Infatti, lo diciamo che scontro quando. nostro all'inizio era stato proprio quello. Ti ricordi le prime volte? Sì, ma io voglio adesso la soluzione.
La soluzione c'è, magari non riesci con la prima volta che farai il metodo a risolvere tutti i problemi della tua vita, quello magari no, però diciamo se inizi a lavorarci almeno quel problema lì facilmente lo puoi risolvere anche subito, dipende da tutta una serie di componenti. Comunque la prima cosa è quello che ti suggerisco è di leggere com'è che la telecamera inquadra Ecco, il perfetto, sei libro. centrata, perfetto. Adesso si Ecco, vede molto sul bene. libro c'è il metodo completo, quindi tu potresti anche leggerti il libro, applicare il metodo e risolvere un sacco di problemi della tua vita. Quindi con un po' di disciplina e di buona volontà uno comincia da là e può già avere qualcosa in mano. Ma più che qualcosa hai un sacco di roba, anche perché comunque Ok. come ho già detto, nel libro c'è tutto il metodo. Poi se vai nell'area riservata c'è anche l'audiolibro, quindi se sei una cozza che non ha voglia di leggere, c'hai l'audiolibro. Ovviamente non ci sono le meditazioni nell'audiolibro perché in genere uno lo ascolta quando va a correre e quando magari va in macchina, quindi non ci sono le Meglio. meditazioni. Molte meditazioni sono registrate a parte, non ci sono tutte, ma ce ne sono una gran parte. Ci sono anche dei video e delle schede esplicative, c'è veramente un sacco di roba. Quindi puoi iniziare in questo modo. Ovviamente te lo dico, il metodo non funziona se non lo applichi. Se tu prendi il libro e lo tieni sul comodino, il metodo vibra una Strana questa bellissima. cosa. Non funziona così, lo devi proprio applicare. E se io ci dormo L'applicare. sopra, lo metto qua sul cuscino, non va. C'è qualcuno che ogni tanto mi dice: ti ho sognata, sei arrivata, hai fatto un lavoro energetico su di me, ma io non lo faccio apposta e poi comunque se tu lo compri e non siamo neanche in contatto, non so neanche praticamente dell'esistenza della persona, quindi non funziona così, devi proprio applicarlo, devi proprio studiarlo, che è molto semplice, vi ho detto, per entrare nello stato le prime volte ci metti 8 minuti. Poi vi dico, le persone che sono venute qui in Spagna o con cui abbiamo fatto dei lavori intensivi, beh, nel giro di mezza giornata hanno imparato a entrare nello stato in pochi secondi. Ok, quindi noi adesso entriamo nello stato di espansione così. Io sono nello stato adesso. Batto. Bene. Ecco, ovviamente devi praticare un po' per arrivarci, però praticare un po' vuol dire mezza giornata, magari se tu per mezza giornata lo fai continuativamente, magari tu entri nello stato in pochissimi secondi. Poi c'è Quindi il gruppo. diciamo che uno può accedere al libro, leggere e cominciare a praticare, oppure può, Sì. se vuole qualcosa di più spinto, accelerato, un'esperienza dal vivo, c'è la possibilità di fare un seminario qualche giorno. Sì. Esperienziale con te per poter dire: guarda, io dedico questa cosa 3 giorni, 4 giorni, un po' come dire, intanto imparo ad andare in bicicletta, faccio 4 giorni intensivi, dopodiché posso farmi le mie passeggiate, quindi una volta che ho scoperto che il libro mi piace, posso fare questo secondo passaggio. E quindi lì c'è un sito dove ci si può trovare quello che fate come incontri. Sì, allora, intanto io suggerisco prima di tutto di entrare nel gruppo perché adesso i corsi con questa situazione ovviamente Sono sono più tutti un difficili. attimino, come possiamo dire, stiamo vedendo quando possiamo riniziare a farli. Comunque sicuramente dal vivo il primo approccio è quello col Divine Connection Live che in genere teniamo una, massimo 2 volte all'anno, in genere in Italia al momento, in cui viene insegnato il metodo. Le ultime volte l'abbiamo fatto anche con un argomento specifico, quindi oltre ad imparare il metodo, vai a lavorare proprio su una tematica specifica in modo da andare molto a fondo su questa tematica e andare a risolvere tutta una serie di problemi. Poi facciamo anche dei corsi più intensivi, però quelli si può accedere eventualmente solo dopo. La prima cosa che io suggerisco proprio di fare alle persone, oltre a prendere il libro, è proprio quello di entrare nel gruppo Facebook Divine Connection. Prima di tutto perché lì avete contatto diretto con tutta una serie di persone, oltre che con me, per tutte le problematiche che eventualmente potete riscontrare nella comprensione del metodo, cosa che è molto semplice, però magari ti vengono dei dubbi o cose del genere, o su come applicarlo su di te, o qualsiasi cosa che è relativa proprio al tuo vivere, alle tematiche che stai affrontando. È un gruppo protetto, quindi le persone si aprono con grande tranquillità, viene seguito molto bene. E quindi, insomma, le persone si possono sentire libere. Inoltre c'è molta unione all'interno del gruppo, dove molto spesso persone che conoscono bene il metodo rispondono anche prima di me,
in modo puntuale proprio per aiutare. Si sono creati un sacco di amicizie, è veramente un bellissimo Come gruppo. si fa a entrare nel gruppo? Bisogna scrivere cosa tu. Se io volessi farlo adesso, dovrei aprire il computer, entrare su Facebook e cercare che cosa? Divine Connection, come il libro. Divine Connection come il libro, e E a quel punto. la mia foto è sempre quella, quindi la Ok, riconoscete, è sempre quella foto. a quel punto si clicca per accedere al gruppo Ci e. sono una serie di domande, ci sono, mi sembra, 3 domande. Non so dirvi esattamente perché non sono io che la faccio questa parte, comunque mi sembra ci siano 3 domande. Tu rispondi alle domande, se hai un profilo vero, che non sei entrato ieri senza foto, senza amici o cose del genere, vieni accettato in genere. Ok, e a Dei quel punto comportamenti, posso. eccetera. E quindi puoi iniziare a interagire, a fare domande, a usufruire del materiale anche gratuito, perché c'è un sacco di materiale gratuito all'interno del gruppo. Ok, bene. E quindi lì è, diciamo, il secondo passaggio dopo il libro, potrebbe essere la vita all'interno del gruppo e magari appena riaprono i seminari, cominciare una prima esperienza per accelerare quelli che sono i processi, perché da quello che stai dicendo, come in tutte le cose, la continuità, l'applicazione e la dedizione fanno la differenza. Cioè quando io ci metto amore e passione e dedizione in quello che faccio, allora quella cosa comincia a crescere, a fiorire. Sia essa una pianta, sia un progetto, una persona, una relazione. Sì, anche perché comunque non è detto che voi dobbiate per forza aver letto prima il libro che entrare nel gruppo, potete farlo anche contemporaneamente. Sicuramente è importante conoscere il metodo perché altrimenti se hai delle domande da fare o se parliamo di DC Point, se parliamo del Divine State o cose del genere, magari non comprendi di che cosa stiamo parlando e soprattutto non puoi fruire di tutto quello che è il beneficio. Ma la cosa bella che sicuramente ti è di supporto e vedere quanto sono cambiate le persone che stanno utilizzando il metodo. E quello non è solo un guarda, il mio metodo funziona, ma è proprio un vedere come ce l'ha fatto lui, ce la posso fare anch'io. Se tu vedi, c'erano delle persone che erano in stato di depressione, vivevano una vita che proprio non gli apparteneva, erano tristi, erano demotivate, si sentivano sole. E adesso la loro vita è completamente cambiata. C'è chi aveva problemi proprio che era in un lutto da 6 anni e non riusciva a superarlo. C'erano cose veramente toste. E le persone lavorando su di sé sono riuscite a superarle. Questo è il Sì, questi pratico. sono Sì. risultati Se concreti estremamente positivi per la persona. non Va c'è quello, non bene. serve niente. Molto bene, Patrizia. Allora, il tempo che di solito dedichiamo all'intervista ormai volge al termine, è terminato. E quindi ti ringrazio per tutto quello che hai portato qui oggi. La tua storia, la testimonianza, quel tips, l'ascolto di sé, no? Il cuore, come risponde, e imparare già a conoscere, a sentire se siamo sulla strada giusta. E poi anche le indicazioni per poter accedere a Divine Connection. Quindi partendo dal libro o dal gruppo abbiamo già una possibilità di un primo accesso al metodo per poi speriamo presto di avere la possibilità di tornare a fare degli incontri live e di vederci magari qui in Italia in uno degli eventi che di solito organizzi. Quindi per oggi ti saluto, spero di trovarti ancora qui magari fra qualche mese in una nuova intervista, magari ci parlerai di qualcosa di nuovo, un'ulteriore evoluzione del percorso e magari ci sarà anche un altro libro o qualche altro racconto interessante da poter condividere per chi ci sta seguendo. Quindi ti ringrazio e ti saluto tantissimo e grazie per quello che hai portato qui oggi. Grazie a te Paolo e grazie a tutti per aver ascoltato. Arrivederci, a presto. Allora, molto bene, grazie alla presenza di Patrizia Sette Ducati. Oggi abbiamo affrontato altri argomenti estremamente interessanti per quello che è il nostro processo evolutivo e di crescita e che sappiamo si va a riflettere anche sulla nostra salute fisica. Vi ricordo e ti ricordo che questo non è solo un podcast audio, ma che da poco è anche diventato un video podcast. Qualcuno ci sta guardando in questo momento sul canale di YouTube e se ci sta guardando sul canale YouTube, iscriviti al canale, clicca anche sulla campanella così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi episodi. Comunque con tutti in video e in audio ci vediamo la settimana prossima, sempre di martedì alle ore 13. Buona giornata e grazie per essere stati con me. Salute a te, ciao!